Anticipazione una vita, trama puntate dal 25 al 31 marzo 2019. Olga sequestra Blanca. Lunedì 25 marzo 2019. Susanna è molto triste perché si è vista costretta a vendere la sartoria ad Ursula. Con grande stupore riceve a casa documenti della sua attività a suo nome. Si scopre che Rosina le ha restituito la sartoria, ma per non imbarazzarla la inganna sostenendo che l'artefice di tutto è stato Liberto. Samuel saluta per sempre Diego. Quest'ultimo lo intrattiene dicendo di avere qualcosa di molto importante da confessargli. Diego rivela a Samuel il significato dei numeri che sono rappresentati nel disegno del ciondolo Anita. Il giovane Aldai poi scopre la cassaforte e trova la lettera scritta da suo padre. Simone non è in grado di ricambiare l'affetto di Adela e soprattutto continuare a mentirle dicendo di amarla. Il maggiordomo chiarisce a sua madre di amare la Valverde e che farà di tutto per far abbandonare alla ragazza l'idea del convento. Il Gaiare ed Elvira, in tarda serata, escono in carrozza. Adela li vede. Martedì 26 marzo 2019. Puntata pomeridiana su Canale 5. Ursula fa una scoperta. Scopre che Olga ha passato la notte dormendo per strada e non in compagnia di Diego, che invece l'ha lasciata perché è ancora innamorato di Blanca. La ragazza poi confessa alla madre di aver rivelato a Diego il segreto del taccuino di Haim. L'ex istitutrice offende pesantemente sua figlia e promette di vendicarsi di lei. Olga fa altrettanto e il suo obiettivo sembra la sorella Blanca. Lolita scopre da Sepulveda che Bellarmino ha un debole per le belle donne e organizza una trappola. Blanca scopre che Diego si è risvegliato e decide di andare a trovarlo in ospedale. Per strada si imbatte nella sorella, che inizia a trattarla con disprezzo. Poi, dopo averla colpita, la lascia a terra incosciente. Martedì 26 marzo 2019. Puntata serale su Rete 4. Ursula si insospettisce quando nota che Blanca non è ancora tornata a casa e vorrebbe uscire per mettersi sulle sue tracce. Samuel la intrattiene affermando di aver bisogno di parlare con lei. In seguito il giovane Aldai minaccia Ursula. Dice di aver trovato la lettera in cui suo padre dichiara di averla sposata solo per avere la possibilità di incontrare la figlia segreta Anita e giura vendetta. Dice che la sbatterà fuori di casa togliendole tutti i lussi e i privilegi della famiglia Aldai. Simone ed Elvira arrivano nei pressi di una locanda e qui si abbandonano alla passione. Adela chiede a Celia copertura per il marito. I due amanti ritornano ad Acacias e si promettono di ripartire insieme al più presto. Arturo riceve una visita inaspettata, quella di Adela. Lolita adesca Bellarmino travestendosi da prostituta. Mendez, allertato dalla cameriera Casilda, giunge sul posto e riesce a fermare l'aggressione dell'osco imprenditore ai danni della domestica. I Palacios, quando scoprono che cosa è stata capace di fare la cameriera, non possono che riconoscere il suo grande coraggio. Bellarmino, intanto, viene arrestato. Olga e Blanca, stranamente, si sono perse le tracce. Ursula sospetta che Olga abbia teso una trappola alla gemella, ma preferisce non parlarne con Samuel. Nel frattempo, nella capanna di Thomas, Olga tiene Blanca sotto sequestro e inizia a torturarla psicologicamente. Ursula poi passa a ricattare il genero. Se non distruggerà la dichiarazione di Haim, non gli dirà mai dove è finita sua moglie.
Diego scopre che la sua amata è scomparsa e, nonostante l'evidente contrarietà del dottore, esce dall'ospedale. Quando arriva a casa, con grande stupore, il consanguineo rifiuta il suo aiuto nelle ricerche. Mercoledì 27 marzo 2019. Inizia il processo contro Bellarmino, che nega tutto nel corso dell'interrogatorio. Felipe prepara la difesa del suo assistito. La situazione è ancora molto complessa e delicata. Antonito ringrazia la sua amata per il suo grande coraggio. Simone si rende conto che Adela ha scoperto la sua scappatella con Elvira e che lo ha addirittura coperto di fronte a Susanna. Inoltre l'ex suora inizia a comportarsi come se nulla fosse accaduto. Igaiar cerca di essere sincero con la moglie, ma si accorge che lei fa fatica a metabolizzare la realtà delle cose. Arturo intanto carica una pistola a casa. Che intenzioni ha? Samuel va su tutte le furie. Ursula non sta muovendo un dito per aiutare Blanca. A fare cosa? L'ex istitutrice nel frattempo resta ferma nella sua posizione. Gli chiede di distruggere la lettera di Haim. Se lo farà, gli dirà dove andare a cercare la moglie. Giovedì 28 marzo 2019. Samuel finisce per accettare le richieste della sua matrigna e per distruggere il documento. Susanna si accorge che vi è Rosina dietro l'acquisto della sartoria e intende rimborsarle il debito. Simone ed Elvira intanto preparano il loro piano di fuga. Alla villa degli Aldai, Diego si accorge che Samuel ha preso la lettera di suo padre e va incontro ad uno svenimento. E Felipe è passato da lui per accertarsi delle sue condizioni, a ritrovarla a terra privo di sensi. Il processo contro Antonito sta per concludersi favorevolmente per Bellarmino. Per fortuna la testimonianza del poliziotto corrotto ribalta a favore del giovane Palacios la situazione. Tutti fanno salti di gioia. Il ragazzo viene dichiarato innocente e può ritornare finalmente in libertà. Venerdì 29 marzo 2019. Samuel e Ursula partono alla volta del Bosco delle Dame e arrivano nei pressi della capanna di Thomas. Olga e Blanca purtroppo non ci sono più. Si scopre che la folle di Senta ha portato la sorella nella parte più fitta della foresta. Arturo interroga Adela per indagare meglio sui piani di fuga di Simone e Elvira. Victor vede il colonnello e la sua ex suora insieme e si allarma. Per questo si reca dal suo amico per raccontargli quanto visto. Adela trova dei biglietti e scopre che suo marito intende partire segretamente con la Valverde. Simone, durante una riunione in sartoria, dice implicitamente addio alle persone che vuole bene. Adela origlia una conversazione segreta tra Liberto e suo marito e si reca da Arturo per metterlo al corrente di quanto sta succedendo. Domenica 31 marzo 2019. Samuel ed Ursula cercano le sorelle di Senta nella foresta. Diego vive con angoscia e con impotenza la scomparsa della sua amata. Lolita e Antonito fanno rose i progetti per il futuro. Samuel e la di Senta ritrovano le gemelle. Il giovane Aldai viene colpito alla testa. Più tardi sopraggiunge la polizia. Felipe poi racconta a Diego che Blanca e suo fratello sono stati ricoverati in ospedale. L'intero quartiere viene al corrente di quanto accaduto. Elvira saluta Arturo, poi arriva in carrozza al posto concordato con il suo amato. Adela, per aver avvertito il colonnello che ha cattive intenzioni nei confronti dei due amanti, è invasa da terribili rimorsi di coscienza e all'insaputa di Susanna scappa per salvarli.
Ramon celebra il ritorno di Antonito con una grande festa. Victor riceve una misteriosa lettera. Intanto, al sopraggiungere di Simon, uno scagnozzo di Arturo cerca di uccidere il maggiordomo. Ursula allontana Blanca, che trova consolazione in Leonor. Susanna, spaventata, legge la lettera di addio di suo figlio. I servi scoprono che il marchese di Bolognese è proprietario di un'auto, la prima del paese. Martin è entusiasta all'idea di guidarla. Victor confessa ad Antonito che Uliana vuole vendere la Deliziosa per comprare una fabbrica di cioccolatini a Parigi. Maria Luisa lo scopre. Diego si rende conto che Samuel sa che il figlio di Blanca può non essere suo. Anticipazione una vita, puntate di maggio 2019. Un ritorno inaspettato, quello di Huertas Lopez. Silvia e Arturo si baciano. Tanti colpi di scena che si susseguiranno in quel di Acacias nelle puntate che le reti Mediaset trasmetteranno nel mese di maggio 2019. Assisteremo ad un ritorno inaspettato che potrebbe nuovamente sconvolgere gli equilibri della coppia formata da Celia e Felipe. I due, dopo una serie di brutte vicissitudini legate alla vicenda di Bellarmino e di Antonito Palacios, riusciranno a ritrovare l'equilibrio perduto e addirittura a scambiarsi nuovamente promesse di amore eterno. Dopo un po', ecco che a scombussolare le loro vite ci penserà nuovamente lei, la combattiva quanto affascinante Huertas Lopez. Dando uno sguardo attento alle anteprime, si apprende che tutto avrà inizio nel momento in cui Ramon e Rosina decideranno di richiamare al loro servizio Diego Alday, nel frattempo guarito dall'intossicazione da mercurio, grazie alla trasfusione di sangue. I due si serviranno del temerario figlio di Haim per fermare uno sciopero operaio che si verificherà proprio nel giacimento d'oro di entrambi gestito. I lavoratori rivendicheranno i loro diritti negati e a causa delle numerose morti, sia legate alle malattie che alla poca sicurezza sul posto di lavoro, pretenderanno maggiori controlli. In più, vorranno una giornata lavorativa con orari ridotti, dal momento che si diranno veramente esausti di sottoporsi a sforzi disumani. Il fratello di Samuel, che nelle puntate primaverili, dopo la morte di Olga, uccisa da Ursula, starà convivendo con Blanca, accetterà al volo la proposta dei suoi amici. Motiverà con la sua amata la sua scelta, affermando che in questo modo potrà guadagnare moltissimi soldi e fronteggiare in tal senso tutte le difficoltà derivanti dal fatto di non vivere più nel lusso e nell'agiatezza per aver lasciato la dimora paterna. Blanca, seppur dispiaciuta, non potrà fare altro che sostenerlo. Prima della partenza, Diego e la sua amata decideranno di organizzare un brindisi con i loro amici più cari ed inviteranno anche Rosina e Ramona. Inoltre, sceglieranno di raccontare a tutti i presenti di essere pronti a superare pregiudizi e avversità per far trionfare il sentimento che li unisce. E non solo. Dal momento che il giovane avrà avviato delle trattative con i rivoltosi, deciderà di riportare alla Rubio e al Palacios delle novità. L'Alday inoltre sottolineerà che gli operai hanno letto un capo e annuncerà che molto presto questa persona, una donna, giungerà in quartiere per presentarsi. Ed ecco il colpo di scena. Tutti, e in particolare i coniugi Alvarez e Hermoso, resteranno di stucco quando incontreranno Huertas e quando scopriranno che è stata eletta, per il suo coraggio e la sua intraprendenza, rappresentante. La donna, senza minimamente provare imbarazzo e vergogna, si presenterà ai presenti e rivelerà ad un incredulo Diego di essere già stata da Casias mesi prima e di conoscere benissimo Felipe. Celia non potrà credere ai suoi occhi e si mostrerà parecchio infastidita dalla presenza dell'ex amante di suo marito. Profondamente spiazzata, non saprà più che fare e, in men che non si dica, abbandonerà la festa. Il marito invece preferirà restare e, quando proverà a chiarirsi con la consorte,
lei di tutta risposta bloccherà ogni suo discorso. La donna poi, piangendo, si recherà dalla sua amica Trini, alla quale racconterà tutto quanto. L'avvocato però non si arrenderà e, quando rincaserà, dirà a Celia di non amare la Lopez e di non avere alcuna intenzione di tradirla. Quanto alla permanenza dell'ex cameriera in città, sappiamo che essa non sarà affatto breve e renderà alquanto difficili le trattative tra Rosina, Ramon, Diego e i dipendenti. Inoltre, altri spoiler annunciano che rischierà di compromettere con i suoi modi di fare il già precario equilibrio della storia d'amore travagliata tra Blanca e Diego. Finirà per iniziare a provare qualcosa per quest'ultimo? Per sedurlo per i suoi scopi? Tutto lascia pensare di sì. E adesso soffermiamoci sul colonnello Arturo Valverde. Dopo la fuga di Elvira e Simone dal quartiere e a seguito della morte di Adela, l'uomo passerà molto tempo all'Accademia Militare. Qui un giorno, durante un torneo di scherma, verrà battuto da un valoroso e misterioso personaggio che si scoprirà essere poi una donna, la bellissima Silvia Reyes. Costei, di origini francesi, affermerà di essere giunta in quartiere per portare a termine una missione top secret. Ovviamente Arturo non sarà a conoscenza di tutto ciò e la donna, come vedremo, farà di tutto per avvicinarsi a lui e sembrerà nascondere delle motivazioni ben chiare. La Reyes dunque si stabilirà in Calle Acacias e legherà moltissimo con Celia. Forte della sua vicinanza, riuscirà a presenziare ad una cena allestita da Arturo allo scopo di destinare i soldi raccolti in beneficenza al Circolo dei Patrioti. Il generale Zavala, un nuovo personaggio con cui familiarizzeremo a breve, quando vedrà Silvia non sarà felice della sua presenza e la caccerà fuori con modi sprezzanti. La donna però riuscirà lo stesso a catturare le attenzioni del colonnello e per farlo si servirà della travagliata storia d'amore tra Elvira e Simone. Vedremo che inaspettatamente non lo giudicherà per come ha cercato di ostacolare la love story tra i due innamorati. Dirà di aver ricevuto lei stessa un'educazione molto ferrea, in quanto figlia di un militare. Dopo la lunga chiacchierata, balleranno insieme dimostrandosi molto complici. Trascorsi alcuni giorni, Silvia e Arturo avranno modo di incontrarsi di nuovo. E ciò avverrà quando, per far colpo su di lei, il Valverde si appellerà a Zavala per recuperare un baule contenente gli effetti personali del padre della bella francese. Colpita, la Reyes lo ringrazierà di vero cuore, per poi accettare di cenare con lui. I due passeranno una bellissima serata insieme, che culminerà in un bacio molto appassionato. Arturo, stranamente però, non sembrerà apprezzarlo, in quanto a prendere l'iniziativa sarà la bella Silvia. La donna, in altre parole, si innamorerà di lui e ciò arriverà a complicare moltissimo la sua missione segreta. Dopo un po' di giorni emergerà che il bacio è stato intercettato da Felipe, che cercherà di dispensare all'algido colonnello qualche buon consiglio per fare breccia nel cuore della donna. Silvia intanto, nelle settimane a seguire, passerà tutto il suo tempo libero in compagnia di Celia per scoprire che cosa sta succedendo al Circolo dei Patrioti, che lei stessa è solita frequentare. Il Valverde invece si accorgerà che Zavaleta e Tamayo, suo fidato braccio destro, vogliono fornire in maniera illegale, attraverso i fondi raccolti con l'associazione, delle armi ai soldati per organizzare delle rivolte nei territori in cui la corona ha perso il controllo. Come si concluderà questa vicenda? Vi annunciamo che ci riserveranno un pochi colpi di scena. Pare infatti che alla fine Silvia deciderà di dimenticare Arturo per sposare un suo nemico. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.